Nel corso del III secolo d.C. furono attuate da Diocleziano le persecuzioni più dure e sanguinose nei confronti della religione cristiana e delle forme associative che le prime cellule della Chiesa andavano costituendo. Furono molti, nei primi tre secoli dell'impero, i cristiani che con coraggio disprezzarono gli ideali romani e si sottoposero al martirio nel nome di Cristo. Tutto è pronto. Possiamo andare. Vieni. Gesù, proteggi la mia piccola bambina. Veglia su di lei. Liberala da tutti i mali e falla crescere sana e intelligente attraverso lo Spirito Santo. Avvolgila del tuo amore misericordioso. Amen. Mamma! Pensavo. Quando torna papà? Presto sarà qui, non temere. Ha detto che sarebbe stato qui per il mio compleanno. Ma non è ancora il tuo compleanno. Lo so, ma mancano ancora pochi giorni. Vedrai che ci sarà e che ti porterà anche dei bei regali. Perché lui va sempre via? Non gli piace stare qui con noi? Ma sì che gli piace. Vedi, lui vuole diventare un uomo molto importante per permettere a noi di vivere bene e in serenità. Ma sto bene qui con lui. Arriva qualcuno. Chi è, mamma? È papà. Vieni, andiamo di incontro. Bentornato. Barbara, vieni qua. Ti ho portato un bel regalo, ma se lo vuoi, devi prima chiudere gli occhi. Puoi aprire gli occhi. Questa ti proteggerà dal malocchio e dalle malie. Aspettate, non ho ancora finito. Ho portato un regalo per tutti noi. Vedi Barbara, questa è la Dea Rea, moglie di Crono,
è una dea importante. Lei ci protegge da tante cose. La metteremo in giardino, lì, dove ci sono tutte le altre statue. Vedrai, imparerai a conoscerle e ad adorarle come fanno tutte le ragazze romane. A tal proposito, devo darvi una notizia importantissima. Sedete di qui. Ascoltate bene. Massimiano Erculeo è stato nominato da Diocleziano comandante dell'Occidente con il titolo di Augusto. Sentite, sentite, non ho ancora finito. Egli vuole me fra i suoi più stretti collaboratori. Vuole che lo segua a Roma. Ma non capite? Questo significa una carriera sicura e un brillante avvenire per tutta la nostra famiglia. In special modo per te, Barbara. Lì potrai studiare e frequentare i migliori maestri di musica, danza, oratoria, filosofia, religione. Papà deve andare via di nuovo. Sì, ma stavolta ci porterà con lui. A Roma? Proprio così, a Roma. Vedrai che te ne innamorerai. Signore! Valenziano! Amici miei, vi ringrazio tutti di cuore. In tutti questi anni mi avete aiutato e grazie a voi oggi la mia vita ha avuto una svolta importantissima. Roma mi aspetta, ma aspetta anche voi se vorrete seguirmi. Tornate pure alle vostre cose adesso. E grazie ancora. Barbara, andiamo a sistemare la statua. Barbara, mi stai ascoltando? Mamma, chi è quella bambina? È Giuliana, la figlia della nostra serva Giovanna. Mamma, mi racconti una storia? Che storia? Chi è Gesù? Dove hai sentito questo nome? Tu lo nomini sempre, ogni sera dopo che mi dai la buonanotte. Fai gesto strano con le mani e dici delle cose. Sì, è vero, ma... Dici, Gesù protegge mia figlia Barbara. Cos'è uno dei dèi di papà? No, gli dèi di papà sono inventati dagli uomini. Non esistono. Gesù esiste? Gesù è il figlio di Dio, l'unico vero Dio. Colui che ha creato il cielo, il mare, le montagne, gli animali. E noi? Sì, anche noi. Vedi, Barbara, Gesù è venuto sulla terra. È nato ed è cresciuto come te, come me. Poi ci ha voluto così bene che è morto per noi ed è risorto per donarci la vita eterna. Allora Gesù è Dio? Sì, è Dio. E prima di salire al Padre ha inviato lo Spirito Santo per sostenerci e guidarci. Un giorno lo capirai. Adesso se vuoi ti insegno una cosa. Cosa? Il segno della croce. Così ti verrà più facile capire. Dammi la mano destra. Portala sulla fronte e ripeti insieme con me. Nel nome del Padre. Nel nome del Padre. Adesso porta la mano sul cuore e ripeti, è del Figlio. È del Figlio. Ora porta la mano sulla spalla sinistra e di, è dello Spirito. È dello Spirito. Sulla spalla destra, Santo. Santo. Si conclude dicendo Amen. Amen. Che state combinando voi due? Le insegniamo una poesia in latino. Domani il maestro vuole saperla a memoria. Va bene, io vado a dormire. Buonanotte. Tu non vieni? Arrivo.
Ricorda, Gesù è l'unica via, la verità e la vita. E del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, Gesù. Non riesci più a raggiungermi. Madre! Madre! Valenziano, presto, venite! Aiuto! Mia signora! Mia signora! La porto subito in casa. Qualcuno vada a chiamare il padrone! Madre, vieni. Come stai? Bene. Vuoi ancora andare in città a trovare mio padre? Ma certo, domattina sveglia all'alba e via. Abbiamo fatto la cosa giusta venendo qui 10 anni fa. Io ho molta fiducia in tuo padre. Ma devo ammettere che da quando siamo arrivati a Roma qualcosa è cambiato. Ho paura. Per questo ogni sera prego il Signore Gesù di donarci pace e serenità. Madre, come avete fatto tu e mio padre a vivere la vostra diversità così tranquillamente? Mi riferisco in particolare alla fede che ognuno di voi ha per entità diverse. Grazie a te. È stato merito tuo. Quando nascesti, giurammo che saremmo rimasti sempre uniti per il tuo bene e che niente e nessuno avrebbe potuto dividere la nostra famiglia, neanche gli ideali religiosi. Mi sono accorta negli ultimi tempi di provare qualcosa di diverso. Sento che dentro di me qualcosa sta cambiando e sento di accrescere la mia fede in Gesù Cristo più di ogni altra cosa. Ma temo mio padre e il suo giudizio. Lui mi parla sempre delle divinità romane e dice anche che un giorno sarò sposa di qualche altro rappresentante di Roma. Sento che tutto questo non mi appartiene, ma non vorrei deluderlo né ferirlo. Tuo padre non ti farebbe mai del male. Noi siamo per lui la cosa più preziosa. Imparerà, come ha fatto con me, ad accettare la tua fede. Adesso riposa. Domani mattina andremo da lui. Buonanotte, madre. Buonanotte, figlia mia. Thank you.
portarla a vostra madre. Che ne dite? Mia signora, avete qualcosa da donarmi? Ho fame e non ho niente da mangiare. Vi prego, una moneta. Non ho monete qui con me. Questo non posso dartelo. È un regalo di mio padre. Lui dice che protegge le persone dalle malie. È un portafortuna, capisci? Vorrei tanto aiutarti, ma... Eccoti! Ah, aiuto! Aiuto! Lasciatemi! Ci scusi, lasciatemi stare! Fastidio. No, no. Va bene, andiamo, lo portiamo via. Vieni qui! Dove lo portate? Fuori città. Ti ucciderei con le mie mani se solo potessi. Lasciatemi! Aspettate, non ha fatto nulla. Gli ha chiesto solo di aiutarlo. Non ha bisogno di nessun aiuto da noi. Lasciatemi lo aiuti la sua stare! Gente o il suo Dio. Se andiamo. Ne è capace. Lasciatemi! Lui, cristiano. Non ho fatto niente, Dio! Cosa è successo? Ti ha dato fastidio quel vermiciattolo cristiano? No, no, sto benissimo. Venite, facciamo un giro. Saluti all'imperatore. Signore, Massimiano manda a dire che è ansioso di vedervi. Dite a Massimiano che domani mattina andrò da lui a trovarlo. L'imperatore è molto ansioso di vedervi. Ho capito. Barbara, Chiara, scusatemi, continueremo questa visita un altro giorno. Valenziano, pensate voi ad accompagnare mia moglie e mia figlia a casa. Tornerò presto, ve lo prometto. Pensi ancora a quel bambino? L'hanno arrestato solo perché è cristiano. È forse una colpa pensare e credere a qualcosa di diverso da loro? No, non è una colpa. È solo che l'imperatore non tollera le altre religioni. E questo lo dimostra con la violenza. Come può lui decidere ciò che il mio cuore sente? Come può mio padre parlare bene di lui? Venerarlo come uno dei suoi dèi? Io ti capisco. In tutti questi anni siamo state sempre unite ed ho visto come le tue idee sono completamente diverse da quelle dei romani e da tuo padre. Ti ho sentita pregare ed ho capito che il Gesù che tu spesso invochi è un Dio diverso da tutti gli altri. Vorrei tanto conoscerlo bene anch'io. Vi ho disturbato? Di cosa parlavate? Di ciò che è successo oggi. Pensi ancora a quel bambino? Penso che i cristiani non meritano questa violenza. Non ti preoccupare. Giuliana sa delle nostre preghiere a Gesù e vuole unirsi a noi. Ho sbagliato tutto. Dovevo tenermi tutto dentro. Non avrei dovuto coinvolgere te, Barbara. E anche tu, Giuliana.
Non avresti dovuto farti influenzare da noi. Madre, ma che dici? Io sono felicissima di ciò che mi hai trasmesso. Io credo in te e credo in Cristo. E vedrai che come Giuliana, molti altri ed altri ancora crederanno in lui. E tutto... Basta, ti prego. Qui non siamo più a Nicomedia. La gente di qui è romana. Credono nei loro dei. Muoiono per il loro imperatore. E uccidono i cristiani. Madre! Madre, rispondetemi, madre! Vado a chiamare aiuto. Aiuto! Madre! Madre! Madre, cosa è successo? Madre! Mia signora! Madre! Mia signora, mia signora, mi sentite? Mia signora, mi sentite? Mia signora! Sì, mi sento, mi sento. Madre, stai bene? Sì, non preoccuparti. Cosa ti è accaduto? Niente, non aver paura. Sarà stata la stanchezza del viaggio di questa mattina. Mia signora, prendete. Bevete un po' d'acqua, vi farà bene. Adesso va meglio, state tranquille. Un po' di riposo e mi rimetto subito in piedi. Domani faremo venire il curatore. No, non ce n'è bisogno. Lasciami riposare. Vedrai che più tardi sarò più in forma di prima. Vi prego, lasciatemi sola. Eccomi, Signore. Portami con te. Sei preoccupata per me? Sì, tanto. Sta per arrivare il mio curatore di tutta Roma. Vedrai che ti rimetterà subito in piedi. Sei tornato apposta per me? Certo. Appena ti riprenderai ti porterò con me, all'imperatore. Quindi sbrigati, non possiamo farlo attendere. Signore, è arrivato il curatore. Fallo entrare. Salute, Dioscoro. Saluto a voi, Tersilio. Venite, avvicinatevi. Se non sbaglio, Massimiano vi ha lasciato dei possedimenti sulle colline di Roma. Sì, possiedo delle ville e dei terreni laggiù. Portatela lì. Il dolce clima e la pace quasi assoluta di quella zona potrà recarle giovamento e forse anche la guarigione. È un tentativo da fare.
Facciamo questo tentativo. Vado ad avvisare i servi del trasferimento. Barbara, resta tu con lei. Giuliana, preparate la roba di mia moglie. Vedrai che presto ti rimetterai in forza e faremo delle lunghissime passeggiate per tutta Roma. Barbara, faresti una cosa per me? Sì, madre. Figlia mia, prendi queste pergamene, custodiscile in cambio della tua stessa vita. Cosa avevi scritto in esse? La parola di Dio. Perdonami se ti ho coinvolto, ma Gesù mi chiama e non voglio che la sua parola venga perduta. Custodiscila. E quando sarai pronta, diffondila. E convinci tuo padre. Tu puoi. A te darà ascolto. Leggi per me. Cosa vuoi che legga? Scegli tu. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci il pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, che noi rimetteremo i nostri debitori. Salvaci dalle tentazioni e liberaci dal male. Madre, 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 rispondimi, madre! Presto, aiuto! Chiara, rispondimi. Chiara, ti prego, rispondimi. Io oscuro. Io oscuro. Sono qui, accanto a te. Io oscuro. E allora? Ma di che parte? Se sono stanca, vedrai che... Sei stato un marito splendido e un padre premuroso. Smettila, non voglio sentirti. Passati qui con te sono stati i più felici della mia vita. Il nostro amore si è rafforzato grazie a nostra figlia. Ed è per questo che tu devi prenderti cura di lei. Comprendi i suoi pensieri e condividi i suoi ideali, così come hai sempre fatto con me. Barbara. Sì, madre, sono qui. Barbara. Sì, sono qui, ti stringo la mano. Sì. E docile con tutti, tratta nello stesso modo il ricco aristocratico e il povero servo, e ricorda, sei stata la gioia più grande della mia vita. Conserva la tua fede.
ricevi quando potrai il santo battesimo. Sii forte, tua madre pregherà sempre con te. Cosa fai? Leggo. Cosa leggi? È un manoscritto su Roma e sulla sua cultura religiosa. In questi 10 anni non ti ho mai chiesto se sei contenta di stare qui. Se ti piace Roma, la sua gente. Non ti ho mai chiesto cosa pensi delle divinità romane. Non ti ho mai visto in preghiera. Sono stata bene qui e sono felice per voi e per il vostro lavoro. Ma la gente di Roma è strana. La loro vita è fatta di cerimonie e di rituali in cui non mi ritrovo. Sento che il loro ideale non mi appartiene. Pensi che ci sia qualcos'altro in cui credere in questo misero mondo? Io credo che esista un solo ed unico Dio, artefice di questo meraviglioso mondo. Ed è Lui che ci aiuta e ci sostiene. È stata tua madre a metterti queste idee in testa, vero? Lei era così devota. Non sono mai riuscito a farle cambiare idea. Ma vedi, tu presto sarai tornata da tutti i più importanti uomini di Roma. E molti di loro sicuramente ti chiederanno in sposa. Dovresti cominciare a vedere le cose diversamente. Per questo sono qui. Il prefetto della città ha organizzato per stasera una festa in onore del dio Genio e della dea Giunone. Vorrei che tu venissi con me, facessi nuovi incontri, nuove amicizie. Vedrai, conoscere nuovi coetanei ti aiuterà ad assimilare gli usi e i costumi dell'Occidente e a vedere con altri occhi anche la religione. Se questo può farvi felice, verrò con voi.
questo che mio padre vuole per me. Sono questi i romani. No, tutto questo non fa per me. Cristo è la mia strada, è la mia vita. Ormai ne sono sicura. Hai detto questo a tuo padre? No, mi manca ancora qualcosa. Non sono ancora pronta. Vedrai che quando sarà il momento lo capirai e lui capirà te. Perfetto. Dioscuro. Ecco, tuo padre ti chiama, devi andare. Ti stanno aspettando. Tuo padre è fiero e orgoglioso di presentare a tutti la sua bellissima amata figliuola. Su, vai. Volevo presentarvi mia figlia Barbara. Complimenti, Dioscuro. Vostra figlia è un gioiello della natura, un dono degli dèi. Sono onorato di fare la conoscenza di una così straordinaria bellezza, figlia di Roma. L'onore è mio, signore. Dioscuro, visto che siete qui, volevo parlarvi un attimo di quel problema che si è sollevato in città, di quegli straccioni dei cristiani. È bellissima. Non ho visto mai niente di così bello in tutto l'impero. È vero. Ma dove è stato tutto questo tempo? Non ricordavo che Dioscuro avesse una figlia. Sta soffrendo ancora per la morte della madre. In questi giorni, con quegli straccioni dei cristiani. Barbara, scusatemi, mi chiamo Luciano. Come state? Ho saputo di vostra madre. Sono molto dispiaciuto. Lasciate stare quegli idioti. Amano scherzare con le donne. Vi va di bere qualcosa? Se non vi va di bere, vi andrei certamente di parlare. Vieni, andiamo! Vieni! Vieni, andiamo. Questa confusione mi disturba. Bellezza!
Vorrei invitare qui sull'altare mia figlia Barbara, perché invochi la benedizione di Giunone su tutti noi. Barbara, vieni, è il tuo momento. Barbara, vostro padre vi sta chiamando. Volete che vada ad informarlo di ciò che vi è capitato? No, aspettate qui. Se questi sono i romani, preferisco dirgli come la penso sui loro dei. Eccola finalmente. A te l'onore di invocare la benedizione su questi nostri amici. Ma a proposito, avete visto cosa è successo alla festa? Parli della figlia di Oscuro? Io non la conoscevo, ma secondo me è pazza. Ma no, dai suoi modi direi che è proprio una barbara. Smettetela adesso. Lei non è pazza, né tantomeno una barbara. È solo una ragazza diversa dalle altre. Una ragazza che pensa con la sua testa e dimostra quel che sente. Ah, in che senso dici che è diversa? Abbiamo saputo che ieri sera, dopo la festa, sei stato con lei. L'hai visto forse qualcosa che noi non abbiamo visto? Siete solo degli idioti. Parlavate di mia figlia? Sì, ecco loro. Ho sentito cosa dicono. È quello che pensano molti qui in città. Sì, è vero. Ma voi non date ascolto a queste sciocchezze. Barbara è una ragazza straordinaria. E se ha fatto quel gesto, ci sarà pure un motivo. Se si comporta così è anche colpa mia. Avrei dovuto controllarla sin da piccola. Sua madre le ha parlato di un dio. Lasciamo stare. Come mai tu non la pensi come gli altri giovani, sul suo conto? Non la ritieni una barbara? Ieri sera le ho parlato un po' durante la festa. Ed ho visto nei suoi occhi qualcosa di profondo, che rendeva il suo sguardo, oserei dire, celestiale. Ti andrebbe di incontrarla? Adesso? Non lo so, non saprei che dire. Da 3 giorni non rivolge la parola a nessuno. Gira per i campi fino al tramonto, poi si rinchiude nella sua stanza e non vuole uscire neanche per mangiare. Pensi che vorrebbe parlare con te? Posso provare. Andiamo. Chi siete? Cosa volete da me? Non abbiate paura, sono Luciano. L'altra sera alla festa vi ho difesa da quei 2 ubriaconi. Siete voi. Mi avete messo paura. L'altra sera alla festa non vi ho nemmeno ringraziato. Ma no, che dite? Eravate in difficoltà ed ho fatto quello che qualsiasi uomo avrebbe fatto, vedendo una bellissima ragazza come voi aggredite da 2 ubriaconi. Siete gentile. E voi che fate da queste parti? Vostro padre mi ha chiesto di accompagnarlo.
In realtà voleva che parlassi con voi. Mi ha detto che gli parlate da giorni ormai. E pensa ancora che ce l'abbia con lui per quello che è accaduto alla festa. Io so solo che vi vuole molto bene e che soffre nel vedervi isolata da tutto e da tutti. Io amo mio padre, ma lui è così preso da queste feste, da questi riti, che non si accorge neanche dei miei bisogni. Vuole convincermi ad adorare dei che sono frutto degli uomini malvagi. Vuole che frequenti ubriachi e fanatici delle divinità pagane. Voi non credete negli dei? No. In cosa credete? È inutile dirvelo, non capireste. Vorrei almeno provare. In Gesù Cristo. Io non conosco questo Gesù, ma da come ne parlate e dalla forza con cui lo descrivete, deve essere molto importante per voi. In questi ultimi giorni mi sono accorta che è la mia unica e sola fonte di vita. E come l'avete capito? Mia madre mi parlò di lui, che era ancora una bambina. Possedeva delle pergamene che raccontavano della sua vita e delle sue parabole. Quando ella morì, me ne fece dono. Io l'ho letta e mi sono innamorata di lui. Vi siete innamorata di un dio? Avete delle belle ambizioni. Sapevo che non avreste capito. Non è quel genere di amore che pensate. Scusate, non volevo ferirvi. Vostro padre sa delle pergamene? No. Mia madre le teneva nascoste per paura che lui le trovasse. Io ho fatto lo stesso. Non capirebbe. Non so perché ve ne ho parlato, ma vi chiedo per favore, promettetemi di non dire nulla a mio padre delle pergamene e di Gesù. Ve lo prometto, ma ad una condizione. Stasera gli rivolgete la parola e cenerete con lui. Ve lo prometto. Si è fatto tardi, meglio tornare a casa. Prefetto! Dioscuro! Mia figlia Barbara voleva chiedervi scusa per l'altra sera, durante la festa. Non ti preoccupare. La giovinezza è ribelle, è già stata perdonata. Non si può tenere rancore per un gioiello così prezioso. Piuttosto, Barbara, quanto vuoi, ti aspetto nella mia casa. Ho degli ottimi maestri di danza. Staresti molto bene con soli veli addosso. Dioscuro, devo parlarti. Barbara, vai con Giuliana, vi raggiungo dopo. Sai, qualche tuo collega ti chiama il signore di Nicomedia, nonostante la tua cittadinanza romana. Sono le voci degli invidiosi, ma sono queste quelle che mi preoccupano. La tua posizione sociale, militare e politica, che tu hai conquistato con molte fatiche, la stima di cui ti onora l'imperatore, il prestigio che godi verso le più alte gerarchie dell'impero d'Occidente, rischiano di essere in pericolo a causa di queste voci popolari che girano intorno alla tua famiglia, in special modo su tua figlia. Vedi, negli ambienti più vicini alla corte
gira voce che la bellissima figlia di Dioscuro, la Barbara, non sia sensibile ai problemi religiosi, ma che abbia simpatia per culti proibiti dall'impero d'Occidente. Qualcuno addirittura afferma che ella sia una devota cristiana. Tuo padre è molto contento che tu sia venuta qui oggi. Lo so, ma tutto questo sfarzo mi dà fastidio. Questi gioielli non fanno per me. Mia madre diceva che Gesù era povero ed aiutava i poveri ed i bisognosi. Preferirei dare tutto a chi non ha niente. Guarda quei poveracci. Per loro avere un anello di questo significherebbe sfamarsi per molti giorni. Vieni, andiamo da loro. Ma tuo padre, se ci vedrà con loro, si arrabbierà. Barbara, aspetta. Ho fame. Bambino, ho fame, piano, piano. Fame, lo so, avete fame. Ho fame. Aspettate, ho qualcosa che vi può aiutare. Ecco, prendete questo. Ti ricordi di me? Non ti ricordi? I soldati gli hanno tagliato la lingua. Perché? Perché tanta ferocia su un bambino? Perché? Perché è cristiano. Lo incontrai nel piazzale. Mi chiese se gli regalavo questo medaglione. Perdonami. Che succede laggiù? Dove? Ah, vicino quel mercante. Non capisco. Andiamo a vedere. Ma che fa quella ragazza? Impazzita. Ma chi è? Mi sembra di conoscerla. È Barbara, la figlia di Dioscuro. Povero suo padre. Allora è proprio vero quello che si dice su di lui. Sua figlia è proprio matta. Gli dèi lo hanno abbandonato. I veri matti siete voi che vi cullate dell'aiuto di chi non esiste. I vostri dèi non sono in grado di aiutare nessuno. E neanche voi siete in grado di aiutare voi stessi. Mi scandalizza il fatto che questa giovane donna sia caritatevole con chi soffre, con chi ha bisogno, con chi è malato. Voi siete ricchi e non avete bisogno di niente qua giù. Ma un giorno, non molto lontano, quando saremo davanti a colui che ci ha creati, dovremo rendere conto delle nostre azioni. E voi che direte? Io ho offerto sacrificio a Giunone, io ho fatto uccidere 20 cristiani, io ho accumulato innumerevoli tesori. Barbara, ma che fate? Lasciatemi, cosa volete? Ma non vedete? Tutti mi stanno prendendo per pazza. Se pazzo vuol dire amare chi sta peggio di me, io lo sono. Ma che dite? Se vi vede vostro padre... Giovane nobile, lascia stare la ragazza, non fa per voi. Lei è venuta al mondo per ragioni che voi non comprendete. Mi state riempendo la testa di stupidate. Smettetela! Lascia stare la ragazza, non fa per voi. Non vedete che soffre, non comprende il suo volere. Ti farò comprendere la saggezza della mia spada. Se non chiudi quella bocca. Vedete, amici? La spada è la soluzione ad ogni problema. La forza è l'arma da usare contro i più deboli. Cristo è l'unica vera arma e il suo amore che ci colpisce. Egli disse: ama il prossimo tuo come te stesso. Non colpiscilo con la tua spada, perché chi di spada ferirà, di essa stessa morirà. Taci! Se non vuoi che le bestie giochino con la tua testa. Potete prendere il mio corpo, ma non la mia anima. Essa appartiene a Cristo. Lasciatelo stare, vi prego. Cristiana, anche lei, guardala. Chiamate le guardie! Guardie! Arrestatelo! È un cristiano! Uccidetelo! Arrestatelo! Cosa ti aspetta?
Vi posso garantire, prefetto, che tutto quello che si dice su mia figlia è falso. Lei è una ragazza intelligente e sa che sono tutte sciocchezze quelle che si raccontano su questo Cristo. E poi, lei è già donna ed ha altro a cui pensare. Già, un matrimonio romano sarebbe l'ideale per cancellare una volta per tutte le cattive voci su di lei. Avrei quello che ti meriti, sporco fischiato, a morte! A morte! Vedrai cosa ti aspetta. Signore! Che succede? Signore, un vecchio cristiano si è rivoltato contro alcuni nobili. Chi è quest'uomo? Che cosa ha fatto? Ha aggredito me e i miei amici e ci ha attaccati facendosi scudo della propria religione. Lo ha confessato davanti a tutti noi. A morte. È un cristiano, uccidetelo! A morte, sì. E così? Sei cristiano? Secondo le leggi dell'impero, dettate dal nostro imperatore Diocleziano, chi è cristiano deve morire. Non tieni forza alla tua misera vita? Ti capisco. Ti davo solo la possibilità di scegliere se passare per il martirio o morire di morte rapida in onore agli dei romani. È Gesù l'unico Dio, è Lui che ci dà la vita e ci chiama a sé con la morte. Voi che adorate queste false ipocrite statue di divinità insulse, non avete alcun potere su di me. Per tutti gli uomini che avete ucciso e ucciderete, siete condannati a bruciare nelle fiamme dell'inferno. Oh Signore, sono pronto, prendimi con te. È un cristiano. Il Signore Dio è in te. Mostralo a tutti. Devi essere cristiana nella sua completezza. Come? Come posso essere? Tieni. Metti questa al collo. Passando per il campo dell'Aer, dietro la collina, fra le rocce di Numir, vive in segreto una comunità di cristiani. Quando potrai, raggiungili. Non so più come comportarmi. Forse sono stato troppo buono con lei e la madre. Avrei dovuto dare più importanza a questa loro fede. Ora sono qui e rischio di perdere tutto quello che ho costruito fino adesso. La carriera, la posizione sociale, il rispetto di tutte le alte cariche dell'impero e dello stesso Massimiano. Domani devo incontrarlo. Mi ha affidato una missione importantissima. Come devo comportarmi con lui?
Non so che fare. Barbara per me è tutto. E se parto rischio di perderla. Forse dovreste rifiutare quell'incarico e restare qui con vostra figlia. Magari mostrandovi più comprensivo, lei vi seconderebbe. Comprensivo? Lo sono stato fin troppo e Massimiano lo è stato con me. Io ho discusso con vostra figlia e mi sembra molto determinata. L'ho sentita parlare di questo Gesù con una passione e una forza mai vista. Cosa fare allora? L'ho rinchiusa nella torre per farla riflettere. È stato peggio. Non mangia, se ne sta sempre in ginocchio a dire non so cosa. Un modo c'è per risolvere tutti i miei problemi e tu puoi aiutarmi. Cosa provi per mia figlia? Le vuoi bene? Vorresti sposarla? Dioscuro. Io amo vostra figlia più di ogni altra cosa al mondo. Ma nei suoi occhi ho visto un altro amore. Ma che dici? Lei ti ama, io ne sono certo. Solo è timida e non riesce a dimostrartelo. Vado subito a dirglielo. Vedrai che ti confesserà subito il suo amore. No, aspettate. Che c'è ancora? Qualche ripensamento? No. Non è questo. Ho paura. Vedete? Mi accontenterei di vederla anche per un solo attimo al giorno, che non vederla mai più. Se il suo rifiuto fosse secco, non potrei continuare a vivere sapendo che l'aria che respiro non provenga più dalla sua bocca. Stai tranquillo, se le parli così cadrà subito ai tuoi piedi. Vi affido la sicurezza di mia figlia. Può lasciare le mura della torre, ma badate bene che non si allontani oltre. A presto e grazie. Siamo arrivate! Ce l'abbiamo fatta! Adesso stai ferma qui e apri gli occhi quando lo diciamo noi. Uno, due, tre! Mia signora, c'è qualcosa che non va? Niente, buon uomo. Volevo solo rendermi conto di persona dell'andamento dei lavori. Venite, vi mostro cosa abbiamo fatto. Vedete, come nel progetto di vostro padre, lì ci sono le due grandi finestre, orientate verso est. Bene, molto bene. Avete fatto un ottimo lavoro. E la vasca? Da questa parte. Vostro padre l'ha voluta mettere lì, sotto le due grandi finestre. Perché avete costruito due sole finestre? Perché così ha ordinato vostro padre. Costruitegliene una terza. Ma mia signora, vostro padre ha dato queste disposizioni. Informerò personalmente mio padre circa le modifiche apportate al progetto. Non avete capito? Sì, mia signora, abbiamo capito. Su ragazzi,
Cominciamo il lavoro. Vi ringrazio. Il Signore Gesù vi assisterà in questo lavoro. Figlia mia, conserva la tua fede in Cristo. Devo tornare alla porta. Se Valenziano scopre che mi sono allontanata, lo dirà mio padre. Ma tuo padre non c'è, e Valenziano è in città. Sei rinchiuso in quella misera torre da settimane e non può tornare nella tua bellissima villa. Come mai avete apportato quella modifica al progetto di vostro padre? Già, perché tre finestre e non due? Nelle tre finestre voglio simboleggiata la Santissima Trinità. Cos'è la Santissima Trinità? Voglio spiegarvelo come fece mia madre con me. Prendete la vostra mano destra e portatela prima sulla fronte, poi sul cuore, poi sulla spalla sinistra e la destra. Adesso, mentre fate questo gesto, ripetete queste parole. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo gesto rappresenta il simbolo della fede cristiana e come tale dobbiamo imprimerlo nella mente, nel cuore e nelle azioni che facciamo. Sei impazzita? Ma non hai paura? E se gli dèi si adirassero contro di noi? Questi dèi non sono niente. Non dovete temerli. Sono frutto degli uomini sciocchi. Chi è questa rea cibale? Nessuno! Nessuno! E Iside? E Osiride? E Mitra? E tutti gli altri? Sono tutti simboli insignificanti di uomini che si credono importanti! Ho letto gli atti di alcuni martiri. Molti di loro hanno sigillato con il sangue il loro credo. In me arde il desiderio di seguirne l'esempio. Ho approfondito la mia fede e nulla temo, poiché Gesù mi è vicino. Ti rendi conto di cosa hai fatto? Tuo padre ti ucciderà. Gli dèi ci castigheranno. Vieni, Barbara. Torniamo alla torre. Dirò a Valenziano di tornare qui per sistemare tutto.
momento, Barbara. Cosa devo fare? Ciò che desideri da tanto tempo. Come faccio? Aiutami. Lo spirito, la purificazione, la preghiera. Quale preghiera? Ti prego, rispondimi. Signore Gesù, sono pronta a ricevere il battesimo per suggellare la mia consacrazione a te. Ti prego, manda il tuo spirito su di me. Sono pronto. Ti battezzo, Barbara, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È opera tua. Ti rendi conto di quello che hai fatto? I dei si vendicheranno su di me, sulla nostra famiglia, sulle nostre campagne. I biadi, i frutteti, i boschi, il bestiame andrà tutto perduto. Chi ha conoscenza di questo scempio? Solo chi è in questa stanza e in questo momento. Ciò che è accaduto deve rimanere circoscritto nelle mura della villa. Se Massimiano venisse a sapere ciò che è accaduto, addio carriera, il titolo di governatore potrei dimenticarmelo. Quanto a voi, vi avevo detto di stare attento e di seguire i lavori del bagno. Il progetto è stato modificato, alle due finestre ne è stata aggiunta un'altra. Ma il mastro mi ha detto delle modifiche. Modifiche? Io non ho fatto alcuna modifica sul progetto originale. Non voi. Vostra figlia. Aspettate, aspettate, mia figlia. Padre, sono stata io. Ho pensato che tre finestre illuminano meglio di due. Non vi pare? È vero. Tre finestre illuminano sicuramente più di due. Ma il mio ordine era costruirne due, non tre. Né tu né nessun altro su queste terre avrebbe dovuto disobbedirmi. Perché? Perché? Vorrei sapere perché hai violato il mio ordine. La luce di quelle tre finestre rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tu sei pazza. Tu sei davvero malata. Tu vuoi rovinarmi, vuoi rovinarci tutti. Ma che cosa ti ho fatto per meritarmi questo? Persino dopo la morte di tua madre ho cercato di sostituirmi a lei. E tu? È così che mi ripaghi? Non mi lasci altra scelta, sposerai Luciano domani stesso e farai pubblicamente giuramento alla religione di Roma davanti al prefetto. Non posso sposarmi. Io ho già contratto matrimonio. No, tu non puoi farti una cosa simile senza il mio permesso. E chi sarebbe questo tuo sposo? Gesù, il Cristo.
No! Dimmi che rinegherai la tua fede per quelle religioni fuori legge! Dimmelo! Dimmelo! Padre mio carissimo, io sono cristiana. Accetta la mia fede. Avrei calma, pace, serenità, gioia. Non dovrei temere più nessuno, né sottostare a chi comanda. Non dovrei sacrificare gli animali per dimostrare a Dio che è l'Onnipotente, colui che ha creato il cielo e la terra. Dunque tu rinneghi la religione di tuo padre? Disobbedisci al suo volere? Sai che cosa vai incontro con queste tue storie? Minacce, castighi, carcere, processo, condanna, morte! Sono pronta a tutto. Non temo la morte, anzi, la desidero. Perché mi aprirà la porta del paradiso, dove sarò sempre con Gesù, mio dolcissimo sposo. Basta! Te lo chiedo per l'ultima volta. Fra gli dei di Roma non ce n'è qualcuno che ti piaccia? Venera quello che vuoi, l'importante è che sia romano! Gli dei di Roma sono opera degli uomini. Valenziano, la mia spada! Non hai capito? Voglio subito qui la mia spada! Va bene, faccio da me. Dovete scappare. Se vado via se la prenderà con voi. Non vi preoccupate per noi. Uscite prima che ritorni. Ma non so dove andare. Vai dietro la collina, tra le rocce di Numir. Ricordi l'anziano. Lì vive in segreto una comunità di cristiani. Ti proteggeranno. Grazie. Qualsiasi cosa accada non vi dimenticherò mai. Dov'è mia figlia? Dannazione, l'avete fatta scappare! Vi prego, signore, calmatevi. Vostra figlia non merita la vostra violenza. No! Sono sicuro che si trovi in collina, fra le rocce di Numir. Chiunque riuscirà a trovarla viva la consegna a me, ed io lo ricompenserò con denaro e terreni. Non possiamo ucciderla noi. Né voi, né io le torceremo un capello. La consegneremo al prefetto. Solo così io potrò scagionarmi di tutte le accuse. Anzi, denunciando mia figlia, dimostrerò il mio attaccamento all'impero e alle leggi di Roma. E se andrà come andrà, otterrò anch'io la mia ricompensa. Adesso dividiamoci e cominciamo le ricerche. Adesso ti lascio, ma non devi gridare.
ci potrebbero sentire. Non avere paura. Io non voglio farti del male e tu non vuoi che ci scoprano. Quindi adesso io ti lascio e tu stai zitta. Da chi stai scappando? Mio padre. Mi sta cercando per uccidermi. Per quale motivo un padre vuole uccidere una figlia? Cosa hai fatto di così grave? Non sono così come lui mi vuole. Sei una bella donna e anche colta. Sono una fuorilegge. Chi ti ha dato la collana con la croce? Me l'ha data un anziano. Prima di morire, i romani ti tagliarono la testa. Conosci il suo valore? È per questo che mi trovo qui. Sono cristiana. Allora sei venuta nel posto giusto. Venite, fratelli. Accogliamo una nuova sorella. Questa è la comunità cristiana di Marco. Io sono un suo discendente. Mi chiamo Davide. Sei la benvenuta. Fratelli, io sono Barbara. Cercate la ragazza? Sì. Voi chi siete? Siamo amici e possiamo aiutarvi. Sapete dov'è? Lo sappiamo, ma sappiamo pure che c'è una ricompensa per chi la trova. Sì, è vero. Vi daremo tutto ciò che volete. Ma adesso, ditemi subito dov'è. Siete voi che ci ricompenserete? No, è Dioscuro. Il padre della ragazza. Ma se sapete dove si trova, dovete dirmelo subito, prima che gli venga. E chi mi dice che mi farete dare la ricompensa? Vi darò io stesso tutto ciò che volete. Adesso, ditemi dov'è. Non capite? Se il padre la trova, la farà arrestare. Dietro i cespugli, nella roccia, vi è scavata una grotta. La troverete lì. Ehi, il denaro! Avete visto una giovane fanciulla ben vestita a girarsi a queste parti? Beh, se la incontri fa un salto al pretorio. C'è una grossa ricompensa per chi la trova. Sei proprio sicuro di non averla vista? Thank you.
Nascondete Barbara. Fermati, non fare più un passo. Sto cercando Barbara. So che è qui. Ti sbagli, non c'è nessuna Barbara, vai via. Siete cristiani? Siamo cristiani. Ti consiglio di non dire niente a nessuno. Voglio solo vedere Barbara. Ti ripeto, non c'è nessuna Barbara, vai via. Sono qui. Barbara, state bene. Dobbiamo scappare via di qui. Vostro padre vi sta dando la caccia. Vi vuole consegnare il prefetto. Adesso non c'è tempo per spiegarvi. Andiamo. No, io da qui non mi muovo. Questi sono i miei fratelli. E non posso lasciarli ora che li ho trovati. Ma che dite? Non capite? Vostro padre sta arrivando qui per farvi arrestare. E se vi vede in loro compagnia, vi farà uccidere tutti. Vi farà uccidere anche voi. Vi prego, ascoltatemi. Non riuscirei a vedervi torturata o uccisa. Se mi amate veramente, dovete lasciarmi qui. E non dovete dire a nessuno dell'esistenza di questo posto. E vostro padre, venite! Voi nascondetevi! Chi ti ha offerto rifugio? Nessuno, sono da sola. Ed ho acceso un fuoco per riscaldarmi dal freddo. Tornerò qui dopo aver sistemato te.
Rinchiudetela al buio nella cella. Domani andremo da lui e faremo finalmente giustizia. Questa lettera, mandatami ieri sera, mi inviti a risolvere una questione di urgenza straordinaria, tanto da precipitarti qui alle prime luci del mattino. Di che si tratta? Prefetto, voglio denunciare mia figlia Barbara di impietà verso gli dei di Roma e di adesione alla religione cristiana. Barbara, è vero quello che dice tuo padre? Sei cristiana? Perché se così fosse, voglio darti la possibilità di retrocedere nelle tue decisioni, ritrattando le tue idee e rinunziando a quella fede fuori legge. In questo caso potresti riabbracciare il tuo amato padre. Non rispondi? Sai a cosa vai incontro se rimani nelle tue affermazioni? Torture, sofferenza, morte! Io riconosco ed onoro l'unico vero Dio, Gesù, il crocifisso. Stai zitta! Sei un'incosciente e un'esaltata. Ti consiglio di riflettere sulle tue affermazioni. Signore Dio, tu che dai la vista ai ciechi, tu che fai sentire sordi, tu che fai parlare muti e camminare gli zoppi, tu che dai le mani agli storpi, converti questi pagani alla tua fede. Ripudiate la vostra religione pagana ed accettate quella dell'unico Dio. Basta! Ne ho abbastanza!
Portatela via e torturatela atrocemente! Colpiscila con questo. Ti è bastato? Hai cambiato idea? O preferisci che le torture si facciano più crudeli? Se invochi l'aiuto dei nostri dei, ti lasceremo andare via. Gettatela nel carcere! Spero che la notte ti faccia cambiare idea. Dioscuro! Su, alzati. Il prefetto ti sta aspettando.
Questa non è Barbara. Dov'è lei? L'avete fatta scappare? Ditemi dov'è nascosta o vi farò uccidere subito. Sono io, Barbara. Non ti conviene dirlo. Se non hai capito, sto cercando di salvarti. Se dunque tu sei Barbara, dove sono le tue ferite? Gli dèi le hanno guarite? Non gli dèi, ma Gesù. Mi ha ricolmato di luce e mi ha alleviato la sofferenza. Non voglio più sentire questo nome! Non sei infatti degno di udirlo, uomo impudente, stolto e abominevole. Portate quei ferri e bruciateli i fianchi! Chi è costei? Cacciatela via! Te lo chiedo per l'ultima volta. Chiedi scusa al prefetto e fai giuramento alla religione e all'imperatore dei Romani. L'hai voluto tu. Possa tua madre perdonare il mio gesto. Dioscuro, chi è quella donna? È una cara e fedele amica di Barbara, anche lei cristiana. È vero ciò che dice Dioscuro? Anche tu sei cristiana? Sì, lo sono. Sai a cosa vai incontro affermando questo? Voglio condividere le sofferenze di Barbara. E voi tutti, che assistete a questa vicenda, siete testimoni della potenza di Dio. Oggi è un giorno storico per il cristianesimo. Segna una tappa importantissima per la nostra fede. Perché grazie a questa donna, molti avranno il coraggio di annunciare la propria fede. E molto presto non saremo più costretti a nasconderci da nessuno! Silenzio! Torturatela! Quanto a te, ne ho abbastanza! Spogliatela e recidete i seni! Uccidete la sua amica e conducete Barbara nella piazza!
moglie, è moglie! È una cristiana, è moglie! Barbara di Nicomedia, figlia di Dioscuro, siete condannata alla decapitazione con l'accusa di impietà contro gli dèi di Roma e di adesione alla religione cristiana. Siete inoltre accusata di sobillare il popolo contro l'imperatore e alle leggi dello Stato. Siete infine accusata di stregoneria e di oltraggio ad un funzionario romano. La stessa sorte è toccata alla vostra serva e amica Giuliana. Ha portato la brama di potere e di ambizione di un uomo corrotto ed illuso alla morte della carne, ma lo spirito che è in me, che era in Giuliana e che è in tutti coloro che credono in Cristo, non morirà mai. E tu, padre, l'hai solo rafforzato sfidando la mia fede. Barbara, intercedi per placare la sofferenza di una madre. Basta! Silenzio! Per dimostrare solennemente la mia incondizionata fedeltà all'imperatore e l'attaccamento alla religione di Roma, unica fonte di benessere per gli uomini, chiedo il permesso di sostituirmi ai carnefici e di eseguire io stesso la sentenza di morte su questa scellerata! Chiunque si ricorderà di me nel tuo santo nome e farà memoria dei giorni del martirio, tu, oh Signore, non ricorderai i suoi peccati nel giorno del giudizio, ma gli sarai misericordioso. Dopo la morte di Barbara, un terribile temporale si scatenò in tutta la Numanzia e Roma. Si racconta che Dioscuro venne colpito da un fulmine e carbonizzato subito dopo l'esecuzione, e che la stessa sorte toccò pure a Marciano.
Dopo il martirio, Luciano e Valenziano raccolsero i corpi di Barbara e Giuliana. Li seppellirono presso una fonte che divenne meta per tutti i cristiani. Ancora oggi vengono da tutte le parti del mondo per pregare sulla tomba di Barbara. E il Signore, per l'intercessione e a glorificazione delle sue martiri, opera ivi molti e strepitosi prodigi.